One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Bentrovati! Il primo aprile del 1976 Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple. Quale migliore occasione per suggerire il film che ripercorre le avventure del compianto guru capace di rivoluzionare il mondo dell'informatica? Nel 2015, Danny Boyle consegna un'opera basata sul celeberrimo volume di Walter Isaacson, bestseller in tutto il mondo, e sceneggiato dal più bravo di tutti, Aaron Sorkin. Il ruolo del fondatore della Apple viene affidato a Michael Fassbender e quello del cofondatore a Seth Rogers. Insieme a loro, uno stuolo di attori capitanati da Kate Winslet e Jeff Daniels. Il film è Steve Jobs. Che fai tu? Non sei un ingegnere. Non sei un progettista. Non sai neanche piantare un chiodo. Il circuito stampato è mio. L'interfaccia grafica è stata rubata. Come mai allora, 10 volte al giorno, leggo che Steve Jobs è un genio? Che cosa fai tu? I musicisti suonano uno strumento. Io ho tutta l'orchestra. La vicenda abbraccia tre momenti precisi della sua esistenza. Quelli del lancio di tre prodotti che hanno determinato la fortuna professionale del grande imprenditore. 1984, con il primo Macintosh 128K. 1988 con il Next e 1998 con l'approdo dell'iMac. E ognuno di questi momenti viene caratterizzato da un formato diverso: il 16, il 35 mm e il digitale, caratteristica tecnica ben visibile anche a chi non se ne intende. In mezzo ci sono le vicende personali che hanno caratterizzato la carriera di questo genio. Il mancato riconoscimento della figlia di una sua ex fidanzata, la cui vicenda si ripropone per tutto il film. I problemi tecnici dell'ultimo minuto da risolvere insieme al suo collaboratore. Il carattere controverso che alternava colpi di genio a tremende sfuriate. Sono vicende note a tutti quelli che hanno letto il libro, che conoscono le gesta di questo vero e proprio guru. Ma per questa occasione Sorkin ha ribaltato la prospettiva. Invece di raccontare la fragilità umana e i trionfi professionali noti a tutti, lo sceneggiatore focalizza l'aspetto umano vissuto come una serie di dolorose conquiste ottenute in mezzo a momenti di grosse criticità. Infatti, i tre segmenti professionali inquadrati nel film raccontano sempre di una crisi in atto, o meglio, fotografano il successo come risposta a una serie di piccoli fallimenti. Questo è il secondo biopic realizzato sulla figura del fondatore della Apple. L'altro aveva come protagonista Ashton Kutcher, ma con un taglio decisamente diverso. Il film conquista due Golden Globes, uno per Kate Winslet e un altro, inevitabilmente, per la sceneggiatura di Aaron Sorkin. Steve Jobs è disponibile su Apple TV, Team Vision, Google Play Film. Fazzoletti 4 su 5. Un film sulla figura di un uomo che possiede capacità tecniche e interpretative. Buon fine settimana! A lunedì! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera lo scrivo con Mauro De Marco. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.